Avevo deciso inizialmente di parlare della Banca Mondiale, dato che la grandama torinese che ha lavorato per questa struttura, appunto la Banca Mondiale, si è recentemente indirizzata ai giovani, alle giovani del nostro paese, dicendogli di non essere troppo choosy nell'individuazione del lavoro. Il ministro Fornero ha infatti utilizzato un termine inglese per bollare i nostri giovani, definendoli schizzinosi e fastidiosi. Sì, questo non l'hanno detto, ma nel linguaggio comune, nello slang, choosy significa anche fastidioso. Fastidioso come i prestiti concessi dalla Banca Mondiale, per cui la Fornero ha lavorato, prestiti concessi solo a quei paesi poveri che accettano di adottare un sistema con misure sanitarie che portano alla riduzione della popolazione attraverso il controllo delle nascite, con l'elargizione di enormi quantitativi di contraccettivi orali per la gioia delle grandi multinazionali farmaceutiche. Di questo volevo parlarvi, ma oggi in corsa ho cambiato argomento, o almeno in parte. No. Oggi non parlerò del governo italiano o di Monti. Questa volta voglio affrontare un tema estremamente spinoso, che immagino non finirà nelle nostre televisioni, nemmeno nei programmi più avanzati e apparentemente antisistema. Parlerò della nostra salute e di come il Parlamento europeo sia riuscito ancora una volta ad assumere misure non certo a vantaggio dei cittadini. E lo farò con nomi e indicazioni molto precise e documentate. Gli articoli si trovano in rete e il materiale che andrò citando pure. Chi alla fine avrà voglia di attaccarmi, di denunciarmi o di citarmi per danni, quando si fanno certi nomi o si parla di certe aree geografiche, finisce sempre così. Beh, ecco, queste persone comincino con il ricercare tutto ciò che andrò elencando. E poi valutino se il proprio odio varrà quanto dovranno spendere per indurre al silenzio una voce che tutto sommato non fa altro che riportare i documenti che sono accessibili a tutti. Iniziamo. Ho ricevuto via web un articolo estremamente interessante del Israel National News, pubblicato il 24 ottobre, in cui si legge che il Parlamento europeo ha approvato un patto con Israele per rimuovere le barriere commerciali, in modo che le aziende farmaceutiche israeliane come il gigante Teva, sto riportando quanto c'è nell'articolo, possano esportare in Europa a prezzi ancora più competitivi. Quindi, nell'articolo si legge che, virgolette, la mossa porterà nel continente, ovvero in Europa, migliaia di farmaci salvavita a un prezzo molto più basso di quanto sia correntemente pagato, mentre al contempo incrementerà il già elevato profilo economico di Israele. Per il voto, poi, si legge: il Parlamento europeo ha ricevuto l'apprezzamento di David Schwammental, direttore dell'American Jewish Committee Transatlantic Institute in Bruxelles. Non ve lo nego, ho pensato che si trattasse dell'ennesima bufala, anche un po' tendenziosa, e quindi sono corsa sul sito del Parlamento europeo convinta di poter smentire la notizia. Invece no. Il 23 ottobre il Parlamento europeo ha approvato con una maggioranza di 379 a 230 voti il testo sulla decisione del Consiglio per la conclusione di un protocollo annesso all'accordo euro-mediterraneo, che è un accordo preesistente, che stabilisce un'associazione fra le comunità europee e i loro paesi membri da una parte e lo Stato di Israele dall'altra parte sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali. Per chi già si sta scaldando, aspetti la fine del video. Ora, chi ha letto il libro della guerra dell'Europa dovrebbe capire perché sono trasalita leggendo l'articolo. Nel libro
avevo già riportato in maniera abbastanza dettagliata di come Teva si stava accaparrando la fornitura all'interno degli ospedali greci dei farmaci generici, con un principio però di bioequivalenza diverso dai farmaci originari, ovvero si trattava di farmaci che o erano troppo deboli oppure avevano effetti eccessivi sull'organismo umano. Ma la cosa che più mi aveva sconvolta era sapere che si erano spalancate le porte al gigante del farmaco generico, nonostante la sua attività non fosse certo impeccabile. Nel libro riporto: la Food and Drugs Administration statunitense, l'11 dicembre 2009, ha emesso un rapporto estremamente critico sulla Teva, dopo aver controllato uno degli stabilimenti in California e aver trovato che ci sono farmaci contraffatti, mancanza di igiene nelle strumentazioni e nelle attrezzature di produzione. L'FDA è molto preoccupata per la sicurezza, la qualità, la purezza e l'efficacia dei farmaci. Inoltre la stessa FDA ha fatto chiudere l'azienda israeliana a St. Joseph in Missouri perché i farmaci non erano prodotti secondo la normativa vigente. Per ultimo, nel 2011, l'Agenzia di Controllo statunitense ha emesso un altro rapporto preoccupante dopo aver ispezionato un altro stabilimento di Teva e avervi trovato farmaci adulterati, mancanza di igiene, controlli inadeguati, ricerche e studi alterati con dati di comodo. Questo è quanto avevo già documentato. Ma questa mattina ho trovato altri articoli interessanti nei quali, come vedete, si dice che l'FDA ha dato parere negativo ad un farmaco di Teva per rallentare gli effetti del Parkinson, oppure che nell'aprile del 2000 l'FDA ha avvertito Teva rispetto ai problemi nella preparazione di un farmaco anestetico iniettabile, dato che il prodotto era contaminato con tossine. E nonostante Teva abbia risposto in questo caso ben 6 volte alla Food and Drugs Administration, ogni volta mancavano sufficienti azioni correttive. Ancora, si trova nello stesso sito dell'FDA, con data marzo 2012, l'indicazione della non corrispondenza terapeutica fra un farmaco Teva e il suo originario. Inoltre, è notizia di soli pochi giorni fa che la Food and Drugs Administration ha dichiarato inefficace un farmaco antidepressivo di Teva. Il mio non è un accanimento contro Teva, ma contro il Parlamento europeo, che per l'ennesima volta finisce con l'avallare delle decisioni che sono assunte all'interno di altre istituzioni europee, come il Consiglio appunto, e con l'evidente spinta di lobby che non rispondono agli interessi dei cittadini. Per capire quanto sia potente, parlando in senso molto più generale, senza indicazioni che possono destare timori particolari, per capire quanto sia potente la lobby farmaceutica, basti pensare a quanti milioni di euro abbiamo buttato nella spazzatura nell'acquistare milioni e milioni di dosi di vaccini per delle pandemie create a tavolino, anche cambiando il termine da epidemia a pandemia, e quanti farmaci sono stati ritirati dal mercato per responsabilità riconducibile alle stesse aziende produttrici. Ma ve la ricordate la pandemia influenzale? La suina? Che poi era una bufala. Beh, ecco, così lavorano le lobby, con la complicità di governi, specie quando magari c'è qualcuno che si trova in conflitto di interesse, e con quella di istituzioni europee che, badate bene, come si legge nel testo approvato all'Europarlamento, decidono in maniera vincolante per l'Unione Europea, ma anche per tutti i Paesi membri. Un qualche esempio di questo piegarsi alla politica delle lobby farmaceutiche e dei risultati che ne conseguono? Non ci allontaniamo di molti giorni. Il 17 ottobre, vaccini influenzali, ritirati 2 milioni di dosi per rischio di contaminazione. Bloccata tutta la fornitura per l'Italia di alcuni vaccini anti-influenzali, 2 milioni e 350 mila dosi. La decisione dell'azienda produttrice, Crucial, del gruppo Johnson & Johnson, perché i test di sterilità rivelano un rischio di contaminazione. Il tutto mentre il giorno precedente era invece stato diffuso un allarme su un altro vaccino, un esavalente, quello che di solito si fa ai bambini contro tetano, poliomielite, epatite B, hemophilus B e per tosse. Il vaccino era della GlaxoSmithKline, per cui l'azienda era stata costretta, visto i
problemi che poteva arrivare dall'esavalente, a ritirarne alcuni lotti in ben 20 diversi paesi. Ma per restare al vaccino anti-influenzale, il 24 ottobre, quindi basta girarci alle spalle, ieri, è stato ritirato il vaccino della Novartis, perché sembra che induca effetti collaterali e reazioni indesiderate. Sono circa 6 milioni su 12 milioni complessive le dosi di vaccino della Novartis che vengono immesse nel mercato italiano. Quindi pensate a quale mercato c'è e alla quantità di profitti che ci sono dietro. E come fanno gola quindi i mercati europei e i vari mercati quindi nazionali. Tutto questo discorso per arrivare poi al dunque. Anche nel settore della salute ci troviamo a fare i conti con istituzioni distanti che non rispondono ai nostri interessi e agli interessi dei cittadini e che invece decidono per noi, condannando peraltro chi sceglie altre forme di cura e terapia non annoverate nei cosiddetti protocolli standard, non benedetti appunto dalla lobby delle multinazionali farmaceutiche. Io invece vorrei vivere da cittadina libera e consapevole, con la possibilità di scegliere il tipo di cura al quale affidarmi e con l'opportunità di decidere di non imbottire mio figlio di vaccinazioni non obbligatorie e peraltro pure rischiose. Per farlo però, anche in questo caso, siamo le solite. Dobbiamo cambiare i politici che ci governano in Italia e nelle istituzioni europee. Dobbiamo sostituirci a loro. Il nostro diritto di cittadinanza, qui si sposa pienamente con la necessità di una vita dignitosa. Via gli artigli dai farmaci, la nostra salute non si cede.